Oggi vi volevo parlare di Reactable. Reactable è in pratica la trasposizione su iPhone di uno strumento musicale che consiste in un tavolo, come si vede da quella immagine là, e touchscreen, dove posizionandoci sopra degli elementi come dei cubi, dei quadratini, riescono a creare dei suoni. Ora, io premetto che non sono per niente bravo, non sono per niente portato a fare queste cose qua. Vi faccio innanzitutto vedere un po' come funziona. Allora, questo è il nostro tavolo, diciamo touchscreen, con le onde che diciamo indicano il tempo della nostra canzone, del nostro suono che vogliamo creare. Qua in basso ci compaiono tutti questi quadratini qua che sono degli elementi che noi possiamo andare a inserire. Adesso ho messo una cosa che noi che servono le cuffie. Ecco qua. Come sentite, in pratica ogni quadratino ha una sua particolarità, un suo suono. Quindi se noi andremo a inserire questo, per esempio, è ancora diverso. Vedete, possiamo zoomare, abbassiamo un po'. Possiamo zoomare con due dita ovviamente sullo schermo e anche con due dita ci si sposta all'interno di questo tavolo. E poi ovviamente tutti questi elementi che noi andiamo a inserire potremo andare con un doppio clic a modificarli. Quindi a scegliere per esempio quale suono devono fare, andare a modificare vari parametri che in questo momento io purtroppo non so che cosa facciano queste cose perché non sono un esperto di musica, quindi magari uno che è esperto di DJ o esperto di musica elettronica di sicuro ne saprà più di me. E in pratica possiamo andare a modificare questi parametri anche andando a interagire con proprio l'elemento che abbiamo inserito. Per esempio potremmo andare a, riesco ad agganciarlo, andare a modificare l'altezza del volume. Come avete visto, per sbaglio ho praticamente con il dito tagliato il filo conduttore e se lo tagli praticamente si interrompe e poi possiamo riprenderlo e far ripartire il suono. Poi si può anche andare a ruotare l'elemento per andare a creare dei suoni diversi. Come sentite, fa un suono molto più soave. Ecco qua. Poi ci sono tutti questi altri elementi che possono andare a essere inseriti, che creano come dei filtri che andranno a distorcere il nostro suono, aumentarlo, diminuirlo in base al filtro che andremo a inserire. Ecco qua. E ci sono una quantità molto elevata di questi filtri, nel senso anche questi che per esempio usa l'accelerometro dell'iPhone. Come vedete, permette di creare dei suoni diversi. Andiamo a creare dei suoni diversi. Ok. Bene, come detto, io non sono per niente un esperto, quindi non ho, diciamo, non so che cosa sto creando. Provo a mettere un po' di cose a caso. Va bene, poi vi faccio vedere un attimo un po' il menu. Ecco, sono riuscito a crasharla. Rientriamo. Ok, faccio vedere il menu. Allora, possiamo creare una nuova, diciamo, un nuovo suono da zero, caricarne uno di per esempio di quelli di esempio, uno di quelli che abbiamo salvato, per esempio carichiamo uno di esempio, sentite che magari è già un po' più bellino rispetto al mio. E possiamo tipo andare a editare magari eventuali suoni che abbiamo creato noi, andare a vedere i vari manuali e le impostazioni. Per esempio possiamo abilitare o disabilitare la rotazione dell'oggetto che abbiamo inserito noi,
Possiamo anche abilitare la connessione a internet che ci permetterà di caricare e scaricare eventuali sessioni di suono create da altri utenti. Basta, che altro dire? L'applicazione si trova ovviamente su App Store a un costo di 7,99 euro. Per comunque altre informazioni su Reactable, su questo tavolo, per vedere dei vari video che magari vi fanno vedere veramente come si suona con questo strumento, vi mando anche al sito di reactable.com. E basta, vi ringrazio per l'attenzione. Ciao!